La speranza della Federazione Italiana Tennis, che fa il tifo per il nuovo programma portato avanti dal presidente dell'ATP, l'ex tennista italiano Andrea Gaudenzi, è che i nuovi internazionali siano di 2 settimane. Lo ha sottolineato il presidente della FIT, Angelo Binaghi, che per quest'anno ha comunque dato appuntamento per metà maggio. I nuovi internazionali d'Italia speriamo che siano di 2 settimane. Stiamo facendo il tifo per il nuovo programma che il presidente dell'ATP sta portando avanti con grande forza e grande decisione. Siamo molto ottimisti e quindi contiamo di poter avere nei prossimi anni un grande torneo con un grandissimo pubblico sulla scia di quello che sta succedendo oggi in Italia, dove il tennis è attualmente oggi, insieme al padel, lo sport più praticato. Che il Covid ci dà un vantaggio competitivo, nel senso che gli sport di contatto, gli sport indoor, hanno per legge evidenti limiti di praticabilità e quindi, pur naturalmente con tutte le attenzioni che sono dovute per il pericolo del contagio, abbiamo la nostra base, le nostre società, le nostre scuole tennis, i nostri campi di padel che sono, vivono bei problemi di abbondanza e quindi il nostro obiettivo è riuscire a trattenere anche per il futuro tutti questi nuovi appassionati che si stanno riversando nel nostro sistema e trasformarli velocemente in appassionati, in pubblico che dovrà assistere alle grandi imprese dei nostri giocatori nei prossimi anni. Quest'anno la data è già decisa, è quella che è inserita nel calendario ormai da 2 anni. Gli internazionali BNL si giocano a metà maggio, data storica. Saranno ancora di 8 giorni, come lo sono stati gli ultimi anni. Naturalmente stiamo aspettando che ci diano delle direttive per ciò che concerne il pubblico pagante. Contiamo di sapere qualcosa nel mese di marzo, ma il momento straordinario del tennis italiano necessariamente a noi ci proietta in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, quindi dietro le quinte noi stiamo lavorando non solo per le ATP Final ma anche per l'upgrade del torneo di Roma e quindi per dare sfogo a questa voglia di grandissimi risultati dei nostri giocatori e di grande passione del nostro pubblico.